Una delle prime cose che farò quando finirà la zona rossa nazionale sarà andare a trovare Claudio Rossiti, che è il titolare di Good Natural Food, perché ho letto tra le descrizioni, conoscevo già il locale, ma non sono già ancora andato a trovarlo. Lui, insieme a tutto il suo staff, si occupa di food dalla colazione alla cena, solo ingredienti naturali. E poi ho visto una cosa pazzesca, Claudio. Ciao Ok. Claudio, come stai? Bene, bene, grazie, grazie. Ho letto una cosa sulla tua pagina Facebook che mi ha fatto impazzire. Ci sono tantissimi ingredienti, parlo delle vostre insalate super naturali, ognuno può comporre la propria insalata con tutti gli ingredienti che vuole. Esatto. Ed è una cosa bellissima perché ogni volta, siccome io ho dei gusti particolari, mi piacciono le cose sfrugulianti, come dicevano noi dalle nostre parti, dalla cucina mi dicono, questo non si può fare, il cameriere mi dice, mi guarda male, invece da te siamo tranquilli. Esatto. Noi abbiamo creato questo format che è stato visto all'estero, quindi avevamo visto qualcosa di simile negli Stati Uniti, dove sostanzialmente diamo l'opportunità al cliente di potersi creare, nella fattispecie, l'insalata a modo suo, scegliendo fra delle basi che trova, che sono il prodotto fresco che ci arriva, partendo poi a poterla comporre, quindi scegliendo fra due basi per poi passare a quello che sono degli ingredienti che abbiamo differito in due categorie: l'ingrediente normale e l'ingrediente premium. L'ingrediente normale è un ingrediente abbastanza comune, quale potrebbe essere le olive, la mozzarella, il pomodoro, il mais e via discorrendo, per poi passare da quello che invece sono gli ingredienti premium, dove riusciamo a trovare nella fattispecie anche l'avocado, il mango, abbiamo la mozzarella di bufala, abbiamo la burrata, se ci arriva la ricotta fresca la mettiamo lì, quindi diamo anche Wow. l'opportunità poter inserire, abbiamo lo sgombro, abbiamo un tonno affumicato insieme a un salmone affumicato, quindi diamo veramente l'opportunità al Ecco, cliente di comporre. dico, la cosa bella è che questo non vale soltanto per le insalate, perché da quello sono partito perché ho una fissa, ma praticamente voi partite dalla colazione per arrivare alla cena, quindi coprite tutti i passi della giornata, accontentate tutti. C'è stato un periodo che avete rispettato le distanze di sicurezza quando ancora non si era in lockdown, ok? Quindi insomma, posti distanziati l'uno dall'altro, addirittura avete fatto le consegne adesso, per ovvi motivi tutto questo non è facile, non è possibile, quindi siete in stand-by. Siete pronti per Abbiamo. ripartire? Dire, sì, dimmi, dimmi. Sì, mi collego al tuo discorso perché noi già quando c'è stato il primo sentore, immediatamente abbiamo preso quello che sono le disposizioni che già venivano date per i locali della Lombardia, quindi quello di mantenere il tavolo, Perfetto. almeno a distanza. Abbiamo un bancone di 98 centimetri, quindi il nostro operatore fisicamente si trova sempre a 1 metro dal Perfetto. cliente. Abbiamo già una preschermatura del nostro bancone che è tutto fatto in vetro, quindi anche il locale si presta in questo. E dopo la chiusura totale abbiamo cominciato a lavorare con il delivery. Ovviamente noi ci troviamo in Corso Italia, quindi in una zona ad altissima densità di uffici, quindi siamo riusciti a lavorare 4-5 giorni in maniera, diciamo, più o meno giustificabile per quello che sono i costi. Ovviamente il problema è stato quando la chiusura è stata estesa anche a molti uffici, quindi con pochissima presenza Esatto. di clientela anche all'interno degli uffici, abbiamo ritenuto opportuno poter rimanere a casa anche per salvaguardare quello che poi è l'aspetto sanitario sia dei nostri dipendenti che anche noi della proprietà. Per il ripartire ti dico, ci stiamo lavorando, non ci possiamo fare abbattere da quello che purtroppo è una difficoltà mondiale. Io vengo appunto, sono in ritardo perché vengo da un'altra conference call con un nostro importante fornitore che è Illy Caffè, che oggi ci ha dato l'opportunità di vedere insieme quello che secondo loro potrebbe essere una ripartenza seguendo diciamo l'esperienza un pochino più simile che quella della SARS del 2008 nella parte Sì. asiatica,
hanno analizzato loro quello che poi è stata la ripartenza dei bar, della ristorazione, degli alberghi e come secondo noi possiamo affrontare al meglio quello che è una ripartenza, cercando di cogliere un mercato differente che sicuramente tendenzialmente certo, cambierà assolutamente nei primi mesi del recupero, per poi probabilmente modificare alcuni aspetti magari in maniera definitiva. E tra l'altro voi siete partiti poco più di 6 mesi fa, quindi già avere uno stop quando si stava cominciando a decollare non è proprio il massimo della vita, no? Sì, noi abbiamo inaugurato il locale il 18 e il 19 giugno, poi abbiamo dovuto chiudere ovviamente la settimana di Ferragosto, perché appunto essendo comunque una zona ad alta densità di uffici, ovviamente non avendo noi la materia prima, cioè il nostro cliente, non aveva senso tenere aperti. Alla riapertura dalle vacanze estive abbiamo incominciato a toccare con mano quello che poi è la nostra clientela che accresceva. Avevamo fatto dei grossi investimenti dettati dal fatto che nel nostro marciapiede, quindi di fianco, la quarta bottega di fianco, ha aperto una palestra importante, un brand internazionale che è McFit, quindi noi aspettavamo l'ingresso di questa nuova clientela che... Perfetto! Prima ci si allena, poi si mangia sano, è perfetto, si va a nozze. Esatto. Senti, quanto ti manca il contatto con la gente? Perché sicuramente anche se tu ti avvalevi in questo caso di collaboratori, il contatto con la gente andando al tuo locale lo trovi sempre una cosa bellissima. Questa cosa ti manca? Sì, questa credo che sia uno degli aspetti più difficili da combattere, perché sai, quando una persona è abituata, io parlo chiunque abbia questa attività o comunque un'attività similare, perché io ho la fortuna, oltre ad avere questa attività, di farne un'altra, ma sempre a contatto con il pubblico, io oggi mi rendo conto che la mancanza di potermi relazionare con le persone, di poter parlare, credo che a noi manchi, ma manchi a chiunque, perché poi il nostro locale ha incominciato a prendere anche la forma della caffetteria, del bar, quindi oggi per l'italiano il bar è un punto di ritrovo. È un esatto. Qualcosa che siamo abituati a condividere il caffè la mattina, raccontando i problemi al nostro barista o al titolare del locale prima di andare al lavoro, confrontandoci. Questo manca, me ne accorgo nella vita oggi giornaliera. Cioè, oggi spesso e volentieri stiamo al balcone per aspettare che il vicino di casa esca e poter chiacchierare magari, parlare del meno. Quindi il bisogno c'è, ne sentiamo il bisogno. Ovviamente... D'altro canto, continuando un pochino a lavorare con le banche, quindi scendendo, andando in quegli uffici che oggi rimangono aperti, vedo anche un timore invece d'altro canto di chi è che oggi lavora e ha paura a poter anche parlare. Certo, assolutamente, si è più esposti. Chi fa la spesa da voi? Perché insomma sono materie particolari, alcune arriveranno sicuramente direttamente in sede, altre cose dovrete reperirle voi in prima persona, no? Chi va a fare? Allora, il locale viene gestito quasi nella totalità da parte di mia sorella, che si occupa proprio della gestione del locale, avvalendosi ovviamente con la figura del cuoco. Loro fanno un ordine quasi giornaliero. Noi abbiamo 3 fornitori, tra cui un fornitore primario che è un grosso ortofrutta che nel tempo si è organizzato anche con un mezzo, quindi per poterci consegnare al locale, ma lui parte dal del MAS ogni mattina o un giorno sì, magari 2 volte, 3 volte a settimana, e ci porta ovviamente quello che per noi è la materia prima fresca, quindi le verdure, gli ortaggi e tutto quello che sono anche la parte della frutta, perché abbiamo una buona offerta di frutta. Come altro fornitore noi abbiamo scelto un fornitore nazionale che ha più punti vendita, che è la Metro, perché analizzando quello che sono i costi e la qualità dei prodotti abbiamo trovato in loro un giusto partner, e poi cerchiamo di avere nello specifico il fornitore specializzato. Ad esempio prendiamo un pollo particolare allevato a terra e ci arriva da Modica, quindi abbiamo un allevatore che ci porta appunto questo tipo di prodotto, perché per noi è un prodotto che esce in maniera importante.
Abbiamo altri fornitori per quanto concerne la colazione, prendiamo delle marmellate artigianali da un'azienda di Acireale, ci avvaliamo. Ecco. Con tutti loro, scusa se ti interrompo perché insomma sono affascinato, con tutti loro state continuando a mantenere dei rapporti, a dire ragazzi non vi, tenetevi caldi perché poi noi riprendiamo subito, avete già un piano, ovviamente non dipende soltanto da te, naturalmente dipende anche insomma dal governo, dalle decisioni che verranno prese, ma c'è già aria di e voglia di ricominciare, avete delle video chat di gruppo, raccontami come vi state preparando emotivamente e professionalmente. Allora, per quanto riguarda, ti dico la verità, per quanto riguarda l'aspetto dei fornitori, in questo momento è passato un pochino in secondo piano, nel senso che mia sorella si è sentita con qualche fornitore, più che altro per vedere se c'erano delle fatture arretrate. La nostra fortuna è che, essendo un locale che lavora col giornaliero, noi la maggior parte delle forniture le pagavamo all'ingresso della merce, quindi quando veniva certo. L'ortofrutta a portarci la merce, noi la pagavamo in contanti con l'incasso del locale, quindi la nostra fortuna è stata anche di non avere comunque dei debiti. Avere zero, ok, di sospeso, certo. Zero no, però qualcosa di facilmente, diciamo, risolvibile. Per quanto concerne un approccio e pensare come dobbiamo ricominciare, ti dico la verità, io in questo momento credo che sia prematuro. La cosa su cui invece stiamo puntando a livello di attività è quella di creare ancora di più gruppo con i ragazzi. Ci siamo accorti che i ragazzi hanno subito molto questa mancanza di conoscenza, anche non sapendo come doversi confrontare, comportare e muoversi. Purtroppo anche questo è stato un pochino, diciamo, allungato dalla non chiarezza della cassa integrazione, quindi anche io mi sono trovato a dover dare delle indicazioni non sempre reali o non sempre chiare. Sì, perché... sì, esatto, perché si pensava fosse il semplice 80%, ma così non è, c'è una base di partenza, poi l'importo va a scala, ecco. Anche nell'ingresso non si sa quando sarà reale, perché sì, fino a ieri... presentabile, sì. Oggi mi sento col consulente del lavoro, quindi ovviamente io capisco che dobbiamo essere vicino ai ragazzi, perché discutevamo del fatto che per ripartire ogni locale deve fare gruppo, dovremmo essere insieme, i ragazzi dovranno essere il primo motore, il primo ingranaggio a poter partire per far ritornare la voglia al cliente di rivivere l'esperienza, fargli capire che stiamo valutando quello che per noi può essere la visione della riapertura, quindi cercando di capire. Con i fornitori l'idea è di sentirli, capire anche loro come si stanno adeguando, perché ovviamente noi dobbiamo poi puntare sulla filiera, quindi dobbiamo far sì che il nostro cliente percepisca che il nostro prodotto è seguito. Quindi non saremo solo noi bravi a igienizzare il locale, ad essere... più attenti a quello che sarà proprio la sanificazione sia del locale che del prodotto, appunto anche del nostro fornitore. Quindi la mia idea è poi di sentire i fornitori, capire anche loro come si stanno diciamo predisponendo e poi comunicare il tutto. Giusto, sì. Prima di chiudere voglio farti una domanda, facciamo un G2 io e te. Facciamo che tu adesso mi dai delle manovre di governo che secondo te non sono state fatte e tu invece avresti fatto. Una bella domanda. Quindi poi sarebbe un G1, perché mi chiedi a me per poi tu. Un G1, certo, no, io mi limito a verbalizzare. Ma ti dico, Emanuele, che sicuramente... Secondo me, io non voglio giudicare nessuno e non sono nella condizione di poter giudicare nessuno, quindi non è facile in una cosa per cui non si ha un'esperienza capire come realmente ci si sarebbe dovuti adeguare o quello da fare. Io credo che lo Stato deve riuscire a dare uno slancio, di ricreare un pochino più di sensazione positiva a tutti noi, al cittadino, ovviamente con degli apporti economici reali,
probabilmente la manovra più giusta da fare era dare dei voucher in base a quello che sono i redditi dichiarati da parte delle persone e dargli la possibilità a queste persone intanto di sopravvivere, perché non è semplice, perché noi siamo qui, parliamo di tutte quelle che sono le difficoltà, però partiamo dal presupposto che abbiamo la fortuna di poter rientrare a casa e magari mangiare un piatto di pasta. Io credo che le condizioni principali siano queste. Secondariamente credo che lo Stato debba sempre in maniera concreta valutare quello che può essere la ripartenza di tutte le forme di attività e soprattutto andare a salvaguardare quello che è un rischio che potrebbe essere il ritorno. Quindi io credo che se riuscissimo a stabilire un modo per poter fare questi benedetti tamponi, per capire chi lo è o chi non lo è, asintomatico o meno, e in fase anche di scaletta, quindi con un'applicazione dove tu sai che io non sono, allora fra 15 giorni ho la possibilità di poter uscire, secondo me bisognerebbe lavorare così a scaglioni per cercare innanzitutto di contrastare il virus e riprendere l'economia, perché la paura di tutti è, lasciando stare il lockdown, sì, che finirà il 14, il 30 aprile, ma quando ripartiremo? Come ripartiremo? Come sarà il rapporto fra di noi? Io credo che in questo lo Stato debba incominciare a pensare, abbiamo l'esigenza di avere la certezza di non essere positivi al virus e sicuramente di non poter trasmettere questo virus ad altre persone, pur continuando a utilizzare quello che oggi sono i sistemi, i dispositivi di sicurezza individuale. La tua risposta mi piace anche la vostra pagina, il vostro sito, è molto ben fatto. Good Natural Food, ve lo consiglio, ci sono molti consigli e c'è anche la parte bio, non solo di ricette, ma anche del packaging. Fenomenale. Hashtag, per favore Claudio, fai l'hashtag, noi non ci fermiamo. No, noi non ci fermiamo, lo abbiamo creato e sappiamo che ripartiremo, probabilmente più forti di prima. Sicuramente. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao.